una concentrazione con la presenza di Gerenzo e Silvio Scandicchio, con te parroco della cattedrale, Don Vincenzo, Don Damiano, i presbiteri di Acqua, pensiero in modo particolare qua a Don Pasquale Giordano, che ci condurrà durante questa novena nell'espressione della parola ad avvicinarci sempre di più alla vocazione della santità, sull'esempio e modello di San Paolo. Noi portiamo certamente questa gioia nel nostro animo, perché come Maria, assetati dell'ascolto di Dio che parla, possiamo corrispondere in questo tratto di vita con quello che comporta, talvolta anche con la sofferenza. E in modo particolare questa sera saluto l'Unitansi, perché si riceva dai fratelli diversamente abili il dono della gioia della vita, ma anche con la capacità di un servizio che ci possa fortemente arricchire. Questa sera è prevista anche la presenza dell'Associazione dei Cavalieri, che ricorda ancora loro la vocazione prioritaria dell'Associazione di essere Cavalieri della Madonna e pertanto portare quest'alta testimonianza a dare sempre di più un servizio attento. Naturalmente un pensiero va al Comitato della Madonna della Luna per tutto il lavoro e la fatica che viene ad essere compiuta e di quanto, soprattutto in questi giorni, sarà compiuto ancora. A voi, autorità civili, autorità militari, nell'espressione di un servizio per l'avvento migliore della nostra città, ma in modo particolare, singolarmente a ciascuno di voi, il saluto del Signore risuoni con la gioia che è immensa in noi. Apriamo i nostri occhi a cogliere la sua presenza, come Maria nel suo ordinario ha saputo dire il suo sì. Con questo atteggiamento riponiamo con fiducia davanti a colui che parole, opere e commissioni per mia grandissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Salvatore, l'uomo Salvatore. Thank you.